Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come: una nota amatissima ex protagonista del dating show Uomini e Donne ha smentito un clamoroso gossip sul suo futuro professionale. Tanti volti amatissimi dal pubblico italiano sono stati protagonisti nello studio di Uomini e Donne. Il noto dating show in alcuni casi è stato un vero e proprio trampolino di lancio. Gli ultimi esempi in ordine cronologico sono senza dubbio Alessandro Basciano, Sofico De Goni e Soleil Stasi. Tutti e tre sono stati alla corte di Maria De Filippi ed oggi sono impegnati in nuovi progetti televisivi. Dal noto dating show sono infatti approdati in altri programmi e tra questi il Grande Fratello VIP. Un percorso che sembrava dover fare anche Andrea Nicole Conte, protagonista proprio dell'ultima edizione del dating show. A tal proposito, l'ex tronista ha deciso di rivelare come stanno le cose. Andrea Nicole Conte è stata la prima tronista transgender della storia del noto format. Un obiettivo raggiunto per Maria De Filippi che diversi anni fa per prima aveva dato il via anche al trono gay. Una decisione che sembrerebbe aver raccolto non solo il favore del pubblico ma anche di alcuni colleghi e tra questi Alfonso Signorini. Il giornalista di recente ha parlato della sua voglia di portare un concorrente transgender in casa. A quel punto sono state fatte diverse ipotesi e tra i nomi che hanno subito attirato l'attenzione anche quello della nota ex tronista. Una clamorosa ipotesi di cui ha parlato anche la diretta interessata rivelando però di non essere mai stata contattata per questa esperienza, io non ne so nulla, ditemelo voi. Io sono sempre l'ultima a sapere le cose. Io vado anche a vedere ma non ne so nulla. Andrea Nicola ha quindi smentito categoricamente la notizia di un suo imminente ingresso nella casa più spiata d'Italia, nessun contatto e nessun provino. Le sue parole però adesso rischiano di generare una nuova clamorosa polemica a causa di un'ulteriore retroscena. Amedeo Venza attraverso il suo profilo Instagram ha infatti raccontato, niente GFV per Andrea Nicole. L'ex tronista ha sostenuto un colloquio che pare non sarebbe andato a buon fine. Una versione leggermente diversa da quella dell'ex tronista che sembra invece non saperne assolutamente nulla. Tra i tanti dubbi a questo punto c'è però una semplice certezza, Andrea Nicola a settembre non entrerà nella casa del Grande Fratello VIP. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.